Ben ritrovati ai telespettatori di Sport Channel, ben ritrovati ad un nuovo speciale. Oggi parliamo di pugilato, lo facciamo con degli amici di Sport Channel, a partire dal maestro Sandro Fruncillo. Ben ritrovato maestro. Buongiorno. Allora saluto anche Bilal Bossadra e Francesco Mignone, che sono i due atleti che sono qui accanto a me. Tra un po' parleremo anche con loro. Io direi però di cominciare dal maestro Fruncillo, che ci introduce un po' questi due ragazzi che oggi ha portato qui nella nostra redazione. Bilal lo conosciamo un po' di più, Francesco l'abbiamo conosciuto stamattina, ma è già un pugile da un bel po' di anni, si sta affacciando al pugilato che conta. Allora, maestro, cominciamo con gli impegni del vostro team, che sono sempre tanti e sono sempre di spessore nazionale ed anche internazionale in alcuni casi. Sì, allora, oggi qui abbiamo portato il nostro punta di diamante del professionismo, che sarebbe il ragazzo Mignone Francesco, che ha fatto il primo esordio, l'ha fatto sabato a Pagani con una bella vittoria. E il prossimo programma, per quanto riguarda sempre Francesco, perché lui è di Benevento, faremo una manifestazione professionistica a Benevento il 27 aprile. Quindi stiamo costruendo la sua carriera da professionista per arrivare a titolo italiano il più presto possibile. Tra un po' le chiederò anche delle prospettive di questi ragazzi, che ovviamente si allenano sempre con grande abnegazione, lo fanno in ogni condizione, veramente con grande passione. Noi Bilal l'abbiamo già conosciuto, ben ritrovato a Sport Channel innanzitutto. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovato. Allora, Bilal, il maestro ci ha già parlato degli impegni di Francesco, io ti chiederei anche dei tuoi. Tu in questo momento ti stai allenando anche in una condizione particolare, perché stai seguendo il Ramadan, per cui un po' insomma più difficile, anche se immagino che abbia fatto l'abitudine tua anche a questo. Sì. Allora raccontaci un po' di questa tua passione, il pugilato è la tua grande passione, ma credo che è anche quello che tu voglia fare nella vita. Certo, è il mio sogno nel cassetto, il pugilato, da quando sono ragazzino, ormai lo sanno tutti che è un grande obiettivo, è un grande sogno che porterò per sempre appresso. Ti chiedo qual è il tuo sogno, nel senso che tu un po' già l'hai realizzato, cioè specializzarti in questo sport, certo, allenarti con costanza, farlo da professionista. Hai un obiettivo nella testa? Sì, un obiettivo grande, ma non so se dirlo, comunque è un desiderio mio. Tienilo per te, tienilo, certo, per te, perché già ho capito che una cosa è la importante. Posso dire, vorrei aiutare la mia famiglia, aiutare me stesso e riuscire a fare qualcosa di buono. Lo stai già facendo sicuramente, perché certo, sei lanciatissimo in questo sport. Allora, Francesco, invece è la prima volta che conosciamo te, il maestro ti ha fatto una presentazione molto lusinghiera, cioè ha detto che tu sei la punta di diamante del professionismo. Allora, io con te voglio parlare di pugilato, nel senso, tu hai combattuto la scorsa settimana a Pagani, raccontaci com'è andata e vorrei anche sapere da te come hai cominciato e quali sono le tue prospettive. Allora, cominciamo dall'inizio. Tu ti sei appassionato grazie al tuo papà. Sì, mio padre è venuto a mancare qualche anno fa, e quindi continuo per lui. È lui che ti faceva vedere il pugilato? Sì, 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 lui mi ha indotto in questo sport, quindi continuo per lui e continuo sempre per lui. Mi dici qual è la cosa che ti piace di più del pugilato? Immagino sia anche confrontarti con te stesso quando sei... Io ero un, come ha detto il maestro prima, un bullo di strada, quindi amavo molto le risse, quindi... Diciamo che tu hai preso quell'energia, forse negativa, e l'hai messa positivamente sul ring. Sì. È così? Sì. Maestro, tu prima hai svelato questo retroscena di Francesco, che adesso è molto quadrato ed ordinato invece sul ring, però hai detto una cosa importante, cioè hai detto spesso prendere quella rabbia che arriva dalle persone per delle esperienze, per delle cose che sono accadute nella vita, e trasformarla in qualcosa di positivo nello sport è fondamentale. Tu ci sei riuscito spesso con tanti ragazzi. Sì, il pugilato prima di tutto è rispetto. Rispetto per se stessi e per gli altri. Il pugilato è uno sport che ti dà qualcosa, che ti forma come uomo. Io dico sempre a tutti i ragazzi che entrano in palestra: o diventi pugile o diventi uomo. Nel senso, io non è che aspiro che ogni ragazzo che frequenta la mia palestra deve diventare un campione. A me quello che mi interessa è che, fatto un percorso, poi da quando diventa adulto sceglie la sua strada, la scuola, il lavoro, e ben venga si diventa un campione, ma io non è che
mi fisso e prospetto per forza che devo avere il campione. Io ci provo, è ovvio, è il mio sogno creare un campione. E questi ragazzi, ti dico la verità, mi danno tantissime soddisfazioni, soprattutto per i sacrifici che fanno in palestra. Soprattutto, ad esempio, Bilal, ora che fa il Ramadan, Francesco, che viene da Benevento, si allena tutti i giorni, tutti i giorni. A volte mi stupisce quando io, per esempio, gli dico: Francesco, oggi è sabato, riposito, dice vabbè, poi e si presenta in palestra. Questo a me mi dà carica, mi dà voglia di credere in lui, capito? Poi, per quanto riguarda lo sport in generale, il pugilato ti aiuta a superare i tuoi limiti, cioè nel senso che se un ragazzo è troppo esuberante, troppo iperattivo, un bulletto di strada, viene inquadrato nella disciplina e si cerca di fargli capire che è meglio fare a botte sul ring con delle regole dove c'è rispetto soprattutto per il tuo avversario, che fare il bullo per strada, che è una cosa bruttissima, e anche perché si dice non fare agli altri quello che vuoi che fanno a te. Quindi io dico ragazzi, no, il pugilato facciamolo in palestra. Se io alcuni ragazzi a volte mi è capitato che per strada volevano a tutti i costi insomma prendere il sopravvento su persone che non fanno sport, ovviamente io l'ho preso e l'ho cacciato, perché per me quello che mi interessa è il pugile, ti deve anche salvaguardare fuori dalla palestra, cioè devono stare lontano da risse, lontano da provocazioni. Un atleta deve sapere anche accettare di non tirarsi indietro, di tirarti indietro. Vorrei chiedere a Francesco se è riuscito a domarla quella parte, e ti spiego perché. Perché quando poi tu diventi un pugile hai molta consapevolezza dei tuoi mezzi, cioè la metto giù brutta, tu sai che magari sapendo come si tira un pugno rischi, sì, di far male. Posso farlo veramente male. Esatto. È stato il maestro a farmi ad inquadrarti in questo, sì, senso, ti ha dato una mano. Perché da un certo punto di vista non la perdi del tutto questa cosa, la tieni sempre sul ring che vuoi prevalere sull'avversario, vuoi fargli vedere quando sei forte. Però il maestro piano piano, con calma, è riuscito. Cioè più lavoro di testa, no? Sì, sì. Totalmente. La maggior parte è tutto il lavoro mentale. Se sei forte mentalmente puoi fare qualsiasi cosa. Bello un retroscena. Prima di cominciare questa intervista, Francesco era un po' ansioso perché ti volevi allenare. Cioè tu hai sempre, sì, quel, sì, pensiero lì. Giusto? Infatti appena finiamo... Devi correre in palestra. Sì, sì, per forza. Cioè tu senti proprio un richiamo dal pugilato. Sì, sì, sì. Bilal, allora immagino che è lo stesso che senti anche tu, che praticamente sei nato nella palestra del maestro Froncillo insieme a tuo fratello, mi raccontava. Allora, tu hai un percorso definito in questo senso, ti ho chiesto degli obiettivi, adesso ti chiedo quello che avevo anticipato prima, cioè quanto è difficile allenarti in questo momento con Ramadan in corso, non poter mangiare, non poter bere, come ti organizzi? Ah sì, è difficilissimo, cerco di mangiare e bere il necessario per il giorno dopo. Certo. Tutti i liquidi che perdo, tutto, cerco di riprenderlo il giorno però dopo, la sera. Ho l'impressione che questa cosa non ti pesi, cioè che tu... No, non mi pesa, perché alla fine ci ho fatto abitudine, capito? Allenarmi, fare il Ramadan. E poi la passione è talmente grande che farei di tutto per realizzare il sogno. È gratificante, maestro, sentire le parole dei ragazzi. No, che... ti dico la verità, io questa cosa del Ramadan me l'ho sfruttata a mio favore. Come? Beh, nel senso che lui è l'unico ragazzo, non per offendere gli altri, per l'amor di Dio, però è l'unico che quando abbiamo fatto il peso è sempre stato bravissimo, perché abituato a capire, cioè stare senza mangiare una giornata intera non è facile, mangiare senza bere, e lui quando deve fare il peso io mi fido tanto, perché lo fa e basta, cioè... Se c'è da rispettare determinati parametri, lui li fa. E non mi ha dato, ma pure il fratello che era un ragazzo non poco affidabile, però quando dovevamo fare il peso, grazie al Ramadan, loro sinceramente lo facevano bene, non hanno mai sgarrato. Diciamo che è una cosa che li mentalizza molto. Anche sì, in io l'ho senso. Sfruttato a favore mio questa cosa.
da buon maestro. Francesco, a te non ho chiesto degli obiettivi, cioè mi hai spiegato come hai cominciato, so bene che sei mentalizzato al 100% sul pugilato e sui tuoi, sulle tue prospettive, però hai un obiettivo, nel senso, tu che sei molto inquadrato su questa cosa, hai degli obiettivi a breve termine o già sogni in grande? Tutti i pugili sanno in grande quando mettono piede in palestra, vogliono diventare campioni del mondo, però noi, come dice il maestro sempre, passo dopo passo raggiungiamo i nostri obiettivi. Hai un riferimento nel pugilato anche a grandi livelli? Sì, un messicano, Canelo, mi piace molto come box e come persona, quindi cerco sempre di ispirarmi a lui. Anche se è molto difficile. Vabbè, diciamo che quello che stiamo dicendo, tu hai detto tutti i pugili hanno sogni grandi. Sì, sì. E fai bene ad avere anche obiettivi grandi. Bilal, qual è il tuo modello di pugilato? A me piace tanto Floyd Mayweather come pugile. E poi non seguo tanto il professionismo, non perché non mi piace, anzi quello è il sogno mio. Però visto che sono ancora dilettante, cerco di guardare pugili dilettanti, diciamo. Esatto, nella mia categoria. E questa è una cosa interessante, maestro, perché loro hanno consapevolezza e contezza di quello che devono fare adesso per poi insomma andare avanti nel futuro. Sì, allora in realtà... Ti faccio questa domanda anche per introdurre i prossimi appuntamenti di entrambi. Sì, allora il pugilato è come il calcio. In che senso? Il calcio si divide nel calcetto, si gioca con i piedi e poi c'è il calcio che si gioca a 11 sempre con i piedi. Il pugilato dilettantistico sarebbe il calcetto, il pugilato professionistico sarebbe il calcio. Sono due sport simili ma diversi, quindi gli allenamenti sono diversi, i round sono diversi, i guantoni sono diversi, quindi io dico ai ragazzi, voi in base a quello che stiamo facendo ci dobbiamo concentrare. Cioè, se Bilal aspira alle Olimpiadi, aspira a diventare campione del mondo, campione europeo, non può prendere esempio da un pugile professionista che lavora su 12 round. Quindi lui giustamente si concentra sui migliori pugili dilettantistici, migliori pugili olimpici, dove tu puoi prendere qualche spunto, qualcosa. La stessa cosa vale per lui che fa il professionista, che adesso ci stiamo affacciando al professionismo, e giustamente lui fa un tipo di allenamento diverso da quello di Bilal, perché sul ring si usano sistemi energetici diversi, quindi lui per esempio ha fatto il primo match da 6 round non è molto facile, a parte che i guantoni sono molto... non sono antishock come il dilettantismo, quindi pure i colpi sono diversi, il metodo di attaccare, di difendere, il metodo dell'intensità del match, mentre nel dilettantismo l'intensità è molto alta perché si lavora su 3 round, nel professionismo si lavora, gestire la tua energia. Esattamente, si lavora un po' più sulla potenza, certo. Un po' più, quindi devi anche sapere gestire bene le energie, soprattutto quando fai un titolo che arrivi a 10-12 riprese, certo. Il lavoro è molto lungo. Quindi è giusto che loro abbiano un punto di riferimento, e lui per esempio ha lo stesso modo di boccasare alla Canelo, e io stesso, anzi gli ho sempre detto tu mi assomigli a Canelo. Stiamo ancora registrando un poco sulla tecnica, alcune... diciamo tematiche sugli allenamenti. Comunque lui è un ragazzo molto serio, i margini ci sono per lavorare, ma io allora se no purtroppo il professionismo in Italia non è come in altri stati, purtroppo bisogna anche investire. Lui sta facendo dei sacrifici enormi, perché adesso lui è partito da terza serie, per arrivare a prima serie, per metterti in corso per un titolo devi fare quei 7-8 match, quindi cerchiamo di farli in casa, perché andare fuori vuol dire, anche se ti pagano, però vuol dire andare incontro a delusioni. Troppo in casa il verdetto può essere in un modo, fuori casa può essere in un altro modo. Come capita in ogni sport. In ogni sport. Quindi ora stiamo costruendo la sua carriera, cerchiamo di farla in casa, giustamente sostenendo delle spese economiche grandissime.
lui, ripeto, ci crede, ci credo anch'io, perché sennò avrei detto, guarda, io anche la sua famiglia sta investendo, lo sta aiutando, per tipo ora dobbiamo organizzare questa manifestazione a Benevento, dove ci saranno altri incontri dilettantistici e professionistici, e verrà a costare... Lui a Benevento è il numero uno praticamente, numero uno. Lui, io penso che sarà il numero uno a Benevento. Ma quindi... noi ti auguriamo di diventare il numero uno un po' più ad ampio raggio, Francesco, noi sicuramente ti sosterremo. Allora, noi siamo in chiusura, non prima di aver salutato e ringraziato il maestro Froncillo, che è sempre disponibile e insomma ci racconta il pugilato anche in un modo un po' diverso, non solo come sport ma anche proprio come scuola di vita, e questi ragazzi testimoniano che funziona il metodo del maestro Froncillo. Grazie, ma, maestro. Prego, prego. Grazie a voi sempre, come sempre, per la vostra ospitalità. Grazie, grazie a voi. Allora, io ringrazio Bilal per essere stato con noi, in bocca al lupo anche per la tua esperienza scolastica, liceo sportivo. Grazie di mille. Sturno. Grazie. Come mille. Sta andando? Ah, voglio fare un grandissimo ringraziamento al liceo sportivo di Sturno. Ovviamente è una scuola che agevola gli atleti quando crede che gli atleti siano di prospettiva, e questa è una cosa molto interessante, ne abbiamo già parlato in passato, ma ci tengo a sottolinearlo non solo per la mia provenienza ma anche perché è un'eccellenza del territorio il liceo sportivo. Maestro, una chiosa finale su questa cosa, cioè avere una scuola che permette ad un atleta, proprio sul modello americano, di occuparsi della sua carriera e studiare, è un grande vantaggio anche per voi? Sì, sì, guarda, sinceramente io Sturno come paesino dell'Artirpinia lo considero un paesino molto emancipato, soprattutto per le strutture sportive che ha. Poi questa scuola veramente è importante per chi fa sport, perché viene il ragazzo che oltretutto ha questo programma MIUR del Ministero, che insomma i professori aiutano chi fa sport ad alto livello a seguire sia lo sport sia la scuola. E no, veramente è un istituto, io molti ragazzi che fanno questo sport da me dico, ragazzi, cioè ragazzi che vogliono crescere, dico, ragazzi, andate a Sturno. Io voglio, cioè un futuro ragazzino che somiglia molto a Bilal, è bravissimo, ha 12 anni, deve fare 13 anni a novembre, l'anno prossimo ho detto tu andrai a Sturno fare lo sportivo. Perfetto, allora il maestro fa anche pubblicità da sponsor al liceo sportivo di Sturno. Io lo sposo in pieno perché è davvero una struttura futuristica. Grazie Bilal per essere stato con grazie noi. Grazie a voi. Grazie mille Francesco, grazie, grazie davvero per essere stato con noi. Ti auguro grazie il a meglio. Voi. Grazie, grazie, grazie a voi per averci seguiti. Questo speciale finisce qui, ma voi restate su Sport Channel. Buona giornata a tutti.